Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ormai, come è mia consuetudine fare, diciamo, dopo un mio viaggio vi faccio anche il video in cui vi parlo delle cose gratis da fare appunto in una determinata città. In questo caso appunto avete visto i due video di Torino e quindi è arrivato il momento di parlare appunto delle cose gratis da fare a Torino per chi magari non vuole spendere molto o comunque vuole fare una vacanza low cost. La prima attrazione di cui vi parlo è il Parco del Valentino, al cui interno c'è la ricostruzione del borgo medievale che ho particolarmente apprezzato durante il mio primo giorno. Il parco è il polmone verde di Torino, in cui potete appunto andare a rilassarvi magari dopo una giornata un pochino faticosa per il centro. Potete appunto approfittare anche della ricostruzione del borgo medievale che è stata fatta appunto sulle rive del Po. L'accesso alla rocca è a pagamento, ma potete comunque accedere gratuitamente al borgo che sta sotto, dove trovate negozietti e bancarelle dove appunto potete passeggiare liberamente. Seconda attrazione è la Cappella dei Banchieri e dei Mercanti. Si tratta di un piccolo gioiello di arte barocca, al cui interno potete trovare diversi affreschi. Purtroppo non è molto conosciuta, ma fidatevi, è assolutamente da non perdere. E se avete la fortuna che ho avuto io, potete anche godervi una piccola visita guidata all'interno. Numero 3, la Chiesa della Consolata. È una chiesa che risale all'epoca paleocristiana, ma nel corso dei secoli ha avuto diverse ricostruzioni e rifacimenti, e ad oggi è un miscuglio di stili che però è molto ben riuscito e quindi anche questa è assolutamente da non perdere, anche perché è gratuita. Numero 4, il Duomo e la Cappella della Sindone. Senza dubbio il Duomo è ovviamente la chiesa principale della città, soprattutto perché al suo interno viene conservata la Sacra Sindone, che purtroppo non è visibile sempre, soltanto durante le ostensioni pubbliche. In ogni caso potete appunto ammirare la teca con, appunto, dove è conservata. Al quinto punto troviamo Piazza Castello, che è la piazza principale della città. Su questa piazza si affacciano diversi palazzi, tra cui il Palazzo Madama, il Palazzo Reale e anche la Chiesa di San Lorenzo, che è il sesto punto della nostra lista. Al suo interno potete ammirare una cupola molto scenografica dal mio punto di vista, che è di ispirazione islamica, che riprende una stella ad 8 punte. Al numero 7 troviamo Piazza San Carlo, nonostante tutto, è comunque sia una delle piazze più importanti di Torino, quindi è imperdibile appunto almeno fare una foto con le due chiese gemelle. Al numero 8 troviamo la Fontana Angelica. Purtroppo non ho foto o immagini di questa attrazione, anche se l'ho comunque vista. Si trova in Piazza Solferino ed è considerata uno dei monumenti esoterici di Torino. Prima dell'ultimo punto, io vi ricordo che se il video vi lo state trovando interessante, potete lasciare un like e nel caso condividerlo con i vostri amici. Se avete qualche attrazione gratuita di Torino che non ho nominato, potete lasciarla in un commento qui sotto e in descrizione vi ricordo che trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Arriviamo quindi all'ultimo punto, che sono i musei gratuiti. Torino è piena di musei che sono molto belli, molto interessanti, che meritano sicuramente di essere visti. C'è la possibilità di vederli in maniera gratuita in determinate giornate. In genere il primo martedì del mese ci sono alcuni musei gratuiti o comunque sia per alcuni eventi ci sono delle aperture straordinarie gratuite. Il mio consiglio è quello comunque di andare a vedere sul sito in modo tale da essere sicuri che quel giorno lì il museo è effettivamente ad accesso libero. Quindi io con questo ho concluso e vi dico, have a nice life!